state fatte male, sono state riprese, poi rifotografando a video, ma insomma vi racconto, vi dico, quella di sopra è il Moulin du Boucle e quello di sotto è la società metallurgica italiana. Due importanti imprese più industrializzate, Via delle Caterate, si è a Torretta. Sono due industrie che ne sono state, che negli anni 80 dell'Ottocento pongono Livorno fra le prime città che si industrializzano. Una come dire, proto-industrializzazione moderna. Poi più avanti c'è la vetreria che si capino. Ma questa, no, va avanti, questa diciamo è l'antefatto, qui siamo ancora nell'Ottocento. Perché questa fase, credo che chiuda l'Ottocento, questo personaggio è Giovanni Corradini, questa fase di industrializzazione e di speculazione che si sviluppa intorno agli anni 80 dell'Ottocento, si chiude in maniera traumatica nel 1892, in particolare dietro la fallita speculazione della società degli zuccheri di Ancona, la quale si chiama di Ancona perché l'impresa era posizionata nell'ex lazzaretto di Ancona, ma era un'impresa di grandi proporzioni, totalmente livornese. Questo era considerato il re dei coloniali in Italia, Corradini, Conrad, era un svizzero, con dietro tutto quel capitalismo commerciale che era rimasto dopo la fine del Porto Franco nel 1868, molti se ne erano andati, molti erano rimasti sul chi vive, non sapendo esattamente cosa fare, fino appunto agli anni 80, quando nascono una serie di imprese, come la prima società, tra le prime società elettriche c'è la società elettrica livornese, eccetera. E si tenta, Livorno era una grande piazza finanziaria e con gli zuccheri, con questa si mobilitano tutti i capitali di Livorno, notevoli, per fare una colossale speculazione che non è soltanto di carattere industriale, ma è anche commerciale, perché specula sugli zuccheri, che con la crisi bancaria concomitante in quegli anni, nei primi anni 90, determina il crack assoluto di questa dell'economia, di tutta l'economia livornese. Ci sono un paio di una cosa colossale, le tentano tutte per salvare questa speculazione. C'è dentro l'onorevole Matteo Malogordato, riesce a ottenere dalla Banca Nazionale 1 milione per sostenere la banca di Livorno, che era un'altra delle banche maggiori d'Italia. La speculazione, la mancanza di denaro, la crisi determinano il fallimento a un livello tale che un personaggio come questo, che era stato il re dei coloniali, finisce per suicidarsi dopo che ha volgarmente le ha tentate tutte. L'ultima cosa, le ha volgarmente falsificato una cambiale, mettendo invece che 16.000 lire 66.000 lire, una cosa di questo genere, è emersa questa sua cosa e dalla vergogna si suicida, non è l'unico, si suicida, ora qui ci sono dei pisani, va alle piagge a Pisa e si getta in acqua a Pisa, viene trovato il cadavere 3 giorni dopo. Questo è questa vicenda che getta nello sconforto e nella depressione la città per almeno un decennio, chiude
chiude l'800 livornese e fa nascere il 900 economico su altre basi. Andiamo avanti. Dopo qualche anno emergono quindi degli uomini nuovi, in posizione probabilmente relativamente meno forte rispetto al capitalismo precedente, ma che sicuramente sapranno fare strada anch'essi della storia del capitalismo italiano. Qui vedete Giuseppe Orlando e Luigi Orlando, figli di dell'ingegnere Luigi, che aveva nel 1866 fondato il cantiere navale, che era sopravvissuto in quegli anni fino agli anni 80. Andiamo avanti. E un altro personaggio è Guido Donegani, che è figlio di Giovan Battista, che era un commerciante che aveva dei possessi della fosfato di Siena in Toscana, ma anche delle notevoli capacità per cui fin degli anni 10-15 va a Milano e diventerà poi per tutto il periodo del fascismo il potentissimo presidente capo della Montecatini, la grande industria chimica, il monopolio chimico italiano. Andiamo avanti. Quindi ecco qua, noi in città abbiamo appunto, nasce quindi non dal nuovo, ma da un'impresa molto importante, molto esistente dal 1866, il cantiere navale militare marittimo Sarrocco, perché fin dall'inizio il cantiere vive facendo delle navi militari, ma sopravvive, famosi 10.000 euro prestati dai privati per evitare il fallimento, ma soprattutto il padre accumulerà i soldi quando cambia la politica economica nazionale e cesserà il sistema liberistico, l'industria diventerà di Stato con le commesse, il cantiere navale assumerà grande valore dal fatto che Benedetto Green, così importante, ci hanno fatto appunto anche il busto sul viale d'Italia, darà una serie, andiamo avanti, di commesse, e quindi nasce a Livorno. Noi ragionavamo l'altro giorno su quando il porto si separa dalla città, quando l'industria, io dicevo, c'era qualche dubbio, qualche contestazione sul fatto, quando il baricentro economico di Livorno si poggia sempre più sull'industria man mano che assume importanza rispetto al porto, e diventerà Livorno una città industriale, e lo diventerà abbastanza presto. Questa, perdonatemi questa pessima immagine che io ho fotografato dal telefonino, da internet, e quindi me la sono girata, fa vedere estremamente significativa nel fatto che, dicevamo, il cantiere navale diventa una grande e importante fabbrica quando ottiene le commesse statali. Questa è la prima importante commessa, 1883, è il varo della Lepanto. È significativo del fatto, facendo il libro, che Luigi Orlando, questa che è la Darsena Nuova, se ne appropria ai fini, che è un'area portuale, se ne appropria ai fini dell'utilizzo industriale del bacino. Infatti cambia anche nome, la Darsena Nuova diventa il bacino del cantiere. E vedremo
Quindi vediamo già all'inizio una scena che sarà ricorrente fino a pochi anni fa. Il varo di una nave diventa per i livornesi un evento da seguire. Noi lo vediamo che fino alle navi della cooperativa Fratelli Orlando diventavano. Ecco, significativo questo di un modo, di una cultura industriale, di una cultura industriale che non è soltanto, non si limita alle fabbriche, ma che si estende alla città. Diventa cosa, questo è il primo, ma ne troveremo a decine di immagini di questo tipo. La fabbrica, andiamo avanti. Oh, questo, quindi, Luigi, lascia, è fatto apposta questo. Questo è fatto apposta perché Luigi Orlando, quindi, Giuseppe Orlando si dedica alle cure del cantiere e a trovare quei collegamenti che soprattutto dopo la prima guerra mondiale saranno necessari, perché il problema della cantieristica, che avrà di buono per tutto il Novecento, è il fatto della sovrapproduzione. E nasce così perché l'Italia nasce da tanti stati che avevano i loro cantieri e che quando nel 1861 si riuniscono, il nuovo Regno d'Italia si trova a gestire tutti questi cantieri, e questa situazione sarà ancora peggiorata dopo la prima guerra mondiale, la conquista dell'Istria, che comporterà l'acquisto anche dei cantieri, ci fosse stato bisogno, di Trieste e di Fiume, e quindi ci sarà un problema di sovrapproduzione al quale i capitalisti, che fosse perché c'erano i capitali e le cose, reagiranno come? Facendo cartelli, integrazioni, e ci saranno, nel caso del cartello A, ci saranno i primi accordi con Odero, con cantieri genovesi, che poi riguarderanno tutta la storia del Novecento, naturalmente assistiti dalle mani. Luigi invece si dedica non alla fondazione di altre imprese. Per esempio, questa qua ve lo dico io cos'è, è la SICE, quella che poi è la Pirelli, diventa proprio Pirelli, sul viale Casolicina. Perché ho lasciato questa cosa? Se mi considerate un vezzo, e siccome sono polemico, vedete, è la polemica. Penso, questo modo di ragionare che voi avete sicuramente sentito, per il quale adesso la nuova frontiera è la digitalizzazione, l'informatizzazione dei documenti, che non voglio contestare nel senso dei processi, nei processi, perché si usa il computer ed è giusto ovviamente quello che fa fare il computer. Quello che mi fa orrore professionalmente come direttore dell'Archivio di Stato è che il problema della conservazione dei documenti informatici non è stato risolto. Noi abbiamo dei politici che scrivono leggi in cui dicono che bisogna informatizzare, e l'archivista che pretende di conservare la documentazione per la storia, così come hanno fatto nel passato, si sono conservati i documenti cartacei, quelli di coso, ho il timore, più che fondato, che la documentazione prodotta dalle amministrazioni, ma anche dai privati, si vada persa. Questo documento, per carità, non è così, non è così rapido. Questo documento l'ho fatto l'anno scorso, era la prima conferenza dell'anno scorso, del 10 aprile, l'anno scorso, nel corso, e ci trovo in queste condizioni. E il rischio che noi abbiamo è che la documentazione informatica che produciamo finisca in questa maniera. Andiamo avanti, chiusa la parentesi. Mentre invece, oltre alla SICE, Orlando a Livorno fondano una serie di industrie
industrie che sono quelle della modernità dell'industria novecentesca, come le cementerie, che anche questa attraverserà l'intero Novecento, dal 1906 al 78, ma anche dopo, anche se è stata chiusa, ora non esiste più. La SET, la Società Elettrica Ligure Toscana, Ligure Toscana, già qui avanti tempo sono quegli accordi che fa con quelle famiglie liguri per creare dei oligopoli con naturalmente sempre non di presenza delle banche che staranno il problema poi nel 1929. Andiamo avanti, quindi questa è la centrale, la finanziaria centrale, prova di questa che io ho messo. Tu forse ti ricorderai, la centrale era quotata in borsa, era appartenuta a Sindona, ha fatto una grande storia la centrale Sindona, Roberto Calvi fu inglobata, poi salvata e infilata dentro. La centrale, che in questa obbligazione 1935 a Milano recita, però si legge male, che è stata fondata nel 1925. Questa ne ha Livorno, perché a Livorno, quindi, tutta questa diventa una piazza finanziaria molto importante. Questa società conserva quindi i pacchetti azionari della TET, della SET, con Pirelli, eccetera. Cioè, a Livorno c'è quell'esercizio di capitale monopolistico che si sviluppa all'inizio del Novecento, che poi ovviamente, non potendo comunque Livorno sostenerne l'importanza, verranno trasferita a Milano, ma Livorno è stata alle origini del capitalismo industriale italiano, è stata una delle decenni. Avanti. Nella storia dell'industria, dell'economia, ma non soltanto, livornese, gioco forza, bisogna considerare Costanzo Ciano, che in quella studiografia che dicevo prima è stato ignorato, ma che evidentemente per quello che ha fatto non può essere ignorato. Credo che nel museo della città di Livorno sia stata messa una fotografia di lui, però c'è stata messa una fotografia e basta, messa lì senza esattamente capire che cosa abbia fatto Costanzo Ciano. Costanzo Ciano che cosa ha fatto nel piano dello sviluppo? Ha inaugurato quell'industria assistita, che ancora non è assistita con gli Orlando, ma che diventa assistita poi con l'intervento dello Stato, quando in seguito alla crisi del 1929, per evitare i fallimenti verrà creato l'IRI, prima in maniera provvisoria, poi vedendo che i privati non riuscivano a venire fuori, in maniera definitiva, a creare quel sistema di industrie protetto, che è un sistema di industrie che caratterizza l'industria economia livornese. In particolare, che cosa fa Costanzo Ciano? Che è un personaggio molto importante, come anche dalla posizione che già dentro il regime è una posizione, ci hanno studiato ma non ci hanno mica fatto capire, perché è un personaggio veramente importante, ha un ascendente sul duce tale per quale si arriva al matrimonio tra figlio e da Mussolini,
evidentemente che è per Ciano e non per Galeazzo. È un personaggio che riesce a ottenere nel 1929 la legge sul porto franco, quella che garantiva privilegi in termini antichi, ma delle esenzioni alle imprese che venivano a stabilirsi a Livorno, 10 anni di esenzione di pagamento e cose. E viene fondata la SPIL, la società porto industriale a tal fine, e qui quelli che si spostano pagheranno, lo vediamo. Ma è un personaggio molto importante perché, in particolare, grazie a questa legge, ottiene, lui o vengono, la Ford americana che in quegli anni ha deciso di venire in Europa, individua proprio Livorno, il posto, la zona industriale, dove impiantare nuove fabbriche europee. E con una gran soddisfazione dei livornesi. Naturalmente, come sapete, la Ford non c'è venuta, perché naturalmente nel regime si combatte, ci sono le correnti, e la Fiat naturalmente avrebbe avuto grandi problemi, grandi storie dalla presenza della Ford in Italia. Si oppone a questa, la storia dice che si oppone attraverso Augusto Turati e cosa, e riesce a impedire l'impianto, lo sbarco a Livorno della Ford. Andiamo avanti. Però la Ford non sbarca, e in cambio però Ciano ottiene tutta una serie di imprese, vengano nella nuova zona industriale. Questa è la Cenepesca, che è proprio una società della Fiat, ma ce ne sono la Ramosa, la FAC, ci sono tutta una serie di altre imprese che negli anni 30 vengono a stabilirsi a Livorno, o anche quando, come la Whitehead, la Motofides, scusa, la Motofides in realtà non riesce a costruire le motociclette che si era prefissa, sempre Motofides, anche Orlando, la Whitehead, la Fiume, gli dà delle commesse, quindi il regime dirotta verso Livorno le produzioni. Quindi negli anni 30 che cosa si determina? Si determina quella che è una caratteristica che proseguirà anche nel dopoguerra, di, per questa parte ma non solo, di economia protetta. Livorno è l'economia protetta, si diceva l'altro giorno. Andiamo avanti, perché questa è un'altra cosa ancora. Questo è l'ANIC, questo l'ho messo, forse andava, ce lo dico, questo è l'ANIC. Fra le imprese, fra questo tipo di imprese che vengono a Livorno, è l'azienda nazionale idrogenazione Tanti. Allora, questa è significativa di un'interpretazione che è ampiamente discutibile. L'interpretazione classica è quella che dice, a un certo punto, Livorno ha avuto la guerra, ci sono stati bombardamenti, poi arriveremo ai bombardamenti della città, ci ha distrutto le fabbriche, ci ha distrutto gli impianti, e quindi ha avuto delle grandi difficoltà, quella che io chiamo la storiografia
Chiagnona, oggi Chiagnona, all'epoca comprensibile il denunciare i danni per avere i risarcimenti, ma continuare oggi a dire che Livorno è stata bombardata, distrutta e ne ha avuto grande disdoro dei bombardamenti, io direi questa qua è significativa, perché l'ANIC è la distruzione, i bombardamenti che ci sono stati nel 43-44 sono stati una fortuna. Sono stati una fortuna. Sapete perché? ANIC, Azienda Nazionale Idrogenazione Carburi, serviva a rendere combustibile il catrame che veniva dall'Albania. Perché l'Albania avevano aperto dei pozzi petroliferi, diciamo, e veniva su petrolio, ufficialmente petrolio, catrame, che doveva essere appunto addizionato per farci della benzina. Oh, fortuna, dunque c'era l'ANIC, era a Livorno e a Bari, per capirci. A Livorno l'hanno distrutta. Nel dopoguerra ci sarà lo Stanic, effettivamente c'era un problema di costruirla, però lo Stanic, che è una joint venture tra l'ANIC ancora e la Standard Oil, la ESSO, che cosa fa? Costruisce una fabbrica, una raffineria, avanti, 38-98, costruisce una raffineria che con i nuovi impianti permette di lavorare il buon petrolio che gli americani facevano venire dal Medio Oriente. E nel frattempo avevano aperto una corrente di traffico e di importazione verso l'Europa che Livorno intercetta. Anche Bari, ma in questo libretto c'è scritto in qualche maniera che a Bari, che non è stata distrutta, gli impianti hanno dovuto buttare giù i fari per fare una raffineria col petrolio, perché quelli dell'idrogenazione non servivano più le cose. Quindi questo è un esempio di rivisitazione e di critica, che non è soltanto il leggere i giornali dell'epoca, ma è capire esattamente quello che è successo. Andiamo avanti. Quindi c'è questa, la conferenza si intitola Rotture e continuità nel Novecento, tra prima e dopoguerra, e la tesi, naturalmente ci sono molte rotture di carattere politico, su questo direi che vale sempre la pena spenderci delle parole e vedere come sono, ma il tema di questa conferenza è far vedere le continuità che ci sono. E la politica industriale che si fa a Livorno, tra prima guerra e dopoguerra, ricostruito con qualche difficoltà, uso il problema del rifinanziamento e rimettere i piedi gli impianti, c'è nel porto, non è semplice. Questo è significativamente dato, secondo me, da questi due manifesti della società porto industriale di Livorno. Ora qui è segnato, è fatto male. Perché deve essere il contrario, ma questo è un manifesto del 1939, quando siamo in pieno fulgore del parte ventennio, ma anche di attività della scuola, su cui Ciano faceva tanto bene per Livorno, ma ci guadagnava, perché la spilla, ora lo vediamo subito dopo, faceva pagare le imprese, avevano dei vantaggi fiscali, però pagavano il valore dei loro terreni. E questo altro che del 55, come vedete,
se in manifesto cambia un po', oh, cambia un po' il forma, no. Però se il manifesto corrisponde alla politica industriale di un'impresa fondamentale come era la Spilla all'epoca, se il manifesto corrisponde a quella, possiamo vedere che ben pochi sono le differenze. Anche perché la battaglia che si fa nel dopoguerra è quella di ottenere la famosa leggina, che era il prolungamento della legge del porto, dei vantaggi fiscali del porto franco. Andiamo avanti. E dicevo prima, questa è un'altra impresa, la Spica, che viene a Livorno nel 1938, che entra nel 1941 nel gruppo Alfa Romeo, e che non si colloca esattamente nel punto in cui si trova ora, ma va avanti. Questa era la Spica allora, era nella zona sud di Livorno, perché era di quelle imprese che non vogliono sottostare agli alti prezzi di acquisto dei terreni che la Spil faceva, che si spostò nel assunta società Pica, società Ponte e Iniezioni Cassani. Ho messo questo qua, questo Fabio Zanacchini, è un pittore del Novecento, che muore nel 1939, quindi è un pittore che muore durante il fascismo, però non può essere oggetto di trattazione questa sera. Bisogna dire, lui faceva parte del gruppo Labronico, bisogna dire che fra le continuità che c'è fra prima e dopo guerra sono i pittori del gruppo Labronico, i Borgiotti, Natali, Domi, che cambiano, che non modificano poi in realtà neanche la loro verve, i loro soggetti pittorici, la loro ispirazione pittorica. Ora sono spariti magari quelli che i soggetti, i quadri che rendevano omaggio al regime, ma insomma anche la cultura, ricordate, ma la vedremo dopo, sarà, andiamo avanti. Oh, questo è la razza Petrolio, questa, che si collega all'industria per due ragioni. Intanto anche il porto viene distrutto, e mi permetto di dire che per certi versi sul medio periodo anche la distruzione delle banchine del porto è stata una fortuna, perché ha permesso di costruire delle banchine e dei fondali più alti, più corrispondenti, perché nel frattempo c'è stata la guerra. La guerra che cosa ha comportato? La costruzione di navi militari molto più grandi, e navi militari molto più grandi, anche navi mercantili molto più grandi. E quindi i porti che erano commisurati alla navigazione dell'anteguerra, dopo la guerra si devono e di nuovo c'è il problema, la difficoltà, ecco perché c'è la difficoltà di ottenere finanziamenti, ma una volta ottenuti i finanziamenti tu riesci a ottenere dei fondi che in un primo momento effettivamente sono ricostruiti nella stessa dimensione dell'anteguerra, ma poi vengono immediatamente e costruiti i fondali, certamente vengono portati a 12 metri e vengono allungate le banchine, e il Livorno si trova ad avere un porto di notevole importanza, che alla fine degli anni 60 sarà il primo porto italiano per porto da containers. Questo invece è nuovo, perché siccome si è dopo la guerra nasce questo importantissimo nuovo, si sviluppa questo nuovo traffico del petrolio, verrà appositamente
costruita ad Arze e Petroni. E a proposito, tenete presente quando dicevo Livorno è una economia protetta, perché anche il porto è un sistema protetto, o lo era, ora già meno, ma l'idea del porto è che il porto era un monopolio naturale, era considerato fino a non molti anni fa un monopolio naturale. Beh, chi vuol venire a scaricare le merci, a portare le merci in Toscana o farle proseguire, da Livorno deve andare. E quindi si capisce perché laddove c'è il monopolio, questo fa parte dell'economia, della ideologia liberale, i monopoli comportano poi che non ci siano investimenti, si sfrutti la situazione, determinando poi le crisi, la crisi che poi colpirà Livorno negli anni Ottanta, quando questo monopolio naturale cesserà e i livornesi scopriranno con raccapriccio che ci sono Piombino, Carrara, Spezia, ci sono dei porti che con poco vanno a fare concorrenza e tutti trovano in grande difficoltà. Ma questo contemporaneamente, però, ricordatevi, dà il senso di una economia protetta che in qualche maniera, e arriviamo già agli anni Ottanta, quando cambia il protocollo industriale, cioè il sistema produttivo, ti trovi scoperto, non sai come reagire e finisci nella crisi che noi viviamo ancora oggi a distanza di quasi 30 anni. Abbiamo difficoltà a uscirne fuori, a trovare a Livorno una nuova missione, una missione rinnovata. Andiamo avanti. Tutto questo succede anche, ora andiamo più direttamente sulla città. Il centro di Livorno, in un passaggio l'ha detto anche Bernas, veniva dal libro presentato, il centro di Livorno, il Pentagono, ha una struttura fondamentalmente è riferibile all'architetto Marcello Piacentini, perché qui Marcello Piacentini ha lavorato, qui è stato chiamato a ricostruire la città, a ridisegnare la città, e quello che è venuto fuori anche nel dopoguerra è sostanzialmente, andiamo avanti, sui linee di Piacentini. Allora, qui io non voglio ulteriormente, non ho messo in mano, molti di voi sanno com'è la situazione, come la penso a proposito dei famosi bombardamenti di Terra. Anche questa è un'altra leggenda ormai diventata, quella del mondo completamente distrutto al 92%, danneggiato al 92%, dati del comune di Livorno, che non hanno nessuna attinenza con la realtà e nemmeno con la logica. Allora, qui ribadisco, questo è l'intervento di Piacentini, questo l'ho messo perché l'intervento di Piacentini, qui si vede il famoso piano di salvamento del 35, dove si vedono che praticamente a parte questo settore, San Giovanni, San Sebastiano, San Francesco e Santa Giulia, questi in nero, andavano tutti demoliti, e per il vero nel 38-39 questa zona viene costruito il palazzo del governo e si attende a passare alla seconda zona. Andiamo avanti. Questo è quello che si fa. Ancora una volta ripubblico ancora questa cosa su Via Grande. Questo è proprio del Piacentini, ma piano decoratore mai approvato, però
fatto da Piacentini, non solo da Piacentini, ma anche dai Cornesi. Perché, perché la continuità che c'è nella trattazione di questa cosa è una continuità data dagli uomini. Piacentini, questo è il 41. Questo è il 41, questo è un particolare, non ci abbiamo tutto, dove si vede, benché ci siano gente ancora disposta a giurare che Pia Grande non ci fosse più, qui non si vede, qui si vede soltanto che Piacentini aveva specificamente disegnato l'abbattimento completo della Pia Grande e la sua porticazione, la sua riporticazione, con il famoso nome interrompimento. Ora ci arriviamo anche al nome interrompimento, arriviamo. Quindi questa qua, nel 41, andiamo avanti, Piacentini aveva esattamente in testa di fare della Via Grande quella che aveva già fatto a Torino, Via Roma a Torino. Questa è la Via Grande, è la... Come vedete, a proposito, già che ci siamo, qui elementi essenziali ci sono anche nella Via Grande, queste lunghe che sono caratteristici dell'epoca, e c'è il progetto di cambiarli per il rifacimento. Sarebbe bene che questi andiamo avanti, che questi lupi che sono qui nella via grande di Cornese venissero conservati, perché sono significativi e tipici di un periodo storico che va salvaguardando in quanto riferito a elementi architettonici ed urbanistici di pregio. Questa è una foto della Via Grande del dopoguerra, quando piace molto far vedere la modernità di Livorno, piena di luci, quindi si fotografava quando pioveva per far saltare la... È la seconda Via Grande. Questa è la seconda Via Grande. La secolice da laggiù. Sì. Cioè girando, sono gli alberi di Natale. Qui siamo negli anni 60. Sì, siamo negli anni 60. Massimo, prima del 56, quando furono levata la pavimentazione e ristretti i marciapiedi. Sì, c'erano marciapiedi, andiamo avanti. Oh, questo qua, quindi, quando ci si domanda ma qual è l'edificio significativo del centro di Livorno del Novecento, io rispondo: è il Palazzo del Governo. Perché il Palazzo del Governo è un palazzo costruito negli anni 50, completato negli anni 50, progetto Legnani e Sabatini, architetto, inizia architettonicamente prima della guerra e viene seguito dopo la guerra. Io non ho mai capito, e trego a discutere sulla definizione di fascista di questo stile, questo bianco. Si può discutere sulla monumentalità, ma molto gioconda il fatto che fu costruito un grande palazzo tra la questura e la prefettura, perché a Livorno veramente la questura e la prefettura erano proprio ristretti. La questura stava alla Granguardia, stava in un palazzo lì, no, Piazza Grande è la Granguardia, che non è la Granguardia dove c'è il cinema, ma è la zona di fianco al Duomo. Era lì, era la questura. E questa era questo stile architettonico è quello che caratterizza Livorno, nel bene o nel male. Io credo nel bene, sono un sostenitore di questo tipo di costruzioni, l'ho sempre detto, perché ho fatto il direttore a Livorno ed ero qui sopra, ero, lo faccio a Pisa al
del Palazzo Toscanelli, bellissimo Palazzo Toscanelli. Vi assicuro che l'abitabilità, la vivibilità che c'è qui, nei palazzi immobiliari non c'è. Toscanelli sono morti di tisi, figli di Toscanelli. Allora, se la funzionalità ha un senso anche dal punto di vista estetico e funzionale, evidentemente dovremmo rivalutare questo tipo di... Stile Vittorio. Eh? Vittorio si chiama. Stile Vittorio. No, stile Vittorio. Poi, ora veniamo, andiamo avanti. Vedete? Torna indietro. Questa è la piazza delle Arunate, quindi fu fatta la piazza delle Arunate. Era previsto venisse costruito qui, dove c'era la chiesa di Sant'Antonio, una bella chiesa barocca, venisse costruita una nuova casa del fascio. È una città fascista, ma non c'ha torri fasciste, ecco. Perché forse torri fasciste, perché nelle case del fascio spesso c'era questo tipo di torri, si può più definire. Questo è più monumentale, la modernità, però il razionalismo, lo stile razionalismo deriva da... è uno stile europeo che trasguarda il... e che viene magari interpretato in Italia in una certa maniera. Qui veniva quindi questa ipotesi di trasferimento dei quattro mori. Qui viene... E qui c'era la chiesa greca. C'era, questo è un... Qui era sicuramente previsto l'abbattimento della chiesa di Sant'Antonio, e qui era indeterminata la situazione. Andiamo avanti. Oh, questo è il vescovo Giovanni Piccioni. Allora, se io devo, perché sto facendo una conferenza chiaramente in cui si sottolineano le continuità tra periodo precedente fascista e periodo successivo al fascismo, sicuramente un personaggio che impersona l'assoluta continuità della sua attività è il vescovo Giovanni Piccioni. Quale vescovo Giovanni Piccioni? È un vescovo molto allineato, ha delle idee molto nazionaliste. Cioè, qualcuno mi ha obiettato che si doveva essere tutti allineati al fascismo, ma anche no, io dico. Cioè, sicuramente tra il vescovo, non mi ricordo più, di Brescia, che era sicuramente un vescovo antifascista, e Monsignor Piccioni, che viene a Livorno nel 1921, viene nominato vescovo e muore nel 1959, mi sembra, 58-59, e quindi ha fatto tutto il periodo, è proprio di quelle persone che con la propria esistenza impersonano la continuità. C'è appunto lui, che a mio parere non cambia molto tra il suo periodo fascista. Naturalmente dopo la guerra non benedice più le guerre del Duce come aveva fatto fino ad allora, si trovano queste cose sui giornali, si trovano sulle stampe meno, ma sui giornali si trovano. Ma andiamo avanti, lui è un vescovo nazionalista. Noi si parla della grande storia di Livorno, politicamente detto, la città della tolleranza, delle religioni e dei genti, delle religioni che sono tollerate. Monsignor Piccioni, non c'è nessuna interpretazione, sta nei documenti storici, quando questa è precedente, ma c'era sempre nel 38, 39, gli buttano giù la chiesa di Sant'Antonio, lui pretende che questa chiesa, la chiesa greca ortodossa, quindi non cattolica, venga demolita, anche se non c'è una specifica ragione, perché era decentrata rispetto al Palazzo del Governo e rispetto a quella piazza delle Arunate che abbiamo visto. Però Piccioni, che non può tollerare
che ci siano a Livorno delle chieste, è il colmo, è il colmo, che ci siano delle chieste non cattoliche, non cattoliche romane, ne pretende l'opposizione. E è una chiesa bellissima, non ho portato immagini interne, addirittura si vergognano appunto di quella dei moni che fanno un accordo non rispettato, per cui gli spunti, una serie di pezzi che ci sono dentro, il pulpito che non è il pulpito, venga reimpiantato in un'altra chiesa portata fuori, che non faranno, dove c'è la guerra, scoppia la guerra, e in fretta e furia la demoleranno nel 42-43. Quindi, ritengo, con una pressione specifica del vescovo, perché nel 42-43 non è neanche chiaro quando venga demolita la chiesa greca, le preoccupazioni che potevano avere i pubblici poteri, i fascisti, erano tutto altro che demolire chiesa. Questa viene demolita, non è ben chiaro, non risulta neanche negli archivi della sovrintendenza che ne tratta, cioè un fascicolo, non è neanche chiaro quando venga demolita. Cioè addirittura si dice che nel 43 ci hanno fatto la Pasqua ortodossa. La cosa. Andiamo avanti. Il fatto che il Monsignor Piccioni voglia la demolizione della chiesa e lo chieda alle autorità fasciste prima della guerra, non gli impedisce, dopo la guerra, di quando la chiesa armena, con la sua grande cupola, che viene effettivamente colpita, viene colpita e cosa, ma non distrutta, perché subisce dei danni pari a quelli della chiesa greca accanto, chiesa dei Greci Uniti, quella accanto, tuttavia fa in maniera che non venga ricostruita. Guardate interrogativamente. Allora, nell'archivio del Genio Civile risulta che Monsignor Piccioni, probabilmente senza nemmeno dire agli armeni, piglia i soldi del risarcimento e ci costruisce la chiesa di Santa Rosa alla Rosa. Ecco, questa è la storia di Monsignor Piccioni. Andiamo avanti, e naturalmente non si può nemmeno lasciare sfuggire la demolizione della cappella maronita, non sarà lui ma sarà il suo successore Pancrazio che la demoliranno a favore di una chiesa cattolica, anche questa di rito, ma noi sappiamo in realtà nella storia di Livorno, nella storia della tolleranza di Livorno, come in realtà gli stessi riti cattolici non romani fossero dal vescovo di Pisa, prima che nel 1803 venisse fatto il vescovo anche a Livorno, come venisse mal tollerata la presenza di riti cattolici ma non romani. E quindi Piccioni opera durante. Andiamo avanti. Questa è la sopravvissuta del bombardamento. Certo. No, perciò la sopravvissuta del bombardamento. Allora, bombardamento, ora mi stimo ai bombardamenti. Allora, io sui bombardamenti l'ho già detto. Vi invito, non faccio vedere niente. Vi invito soltanto, faccio appello soltanto alla vostra ragione, alla vostra logica, alle vostre considerazioni. Allora, poiché ancora si dice, un mese e mezzo fa, hanno fatto vedere un documentario sulla RAI, su Livorno, distrutta, tutta distrutta, si è risollevata e cosa. Allora, faccio vedere. Ma scusate, ma il dubbio che tutta la parte di Livorno dentro il Pentagono, ricostruita negli anni 20, sia stata parzialissima, perché un po' di bombe sono cadute, non voglio dire di no,
siano rimasti in piedi, che le costruzioni di via Cairoli, dati dal risanamento della fine degli anni 20, con l'eccezione che su qualche bomba è caduta, quindi dove c'era il crisi italiano, è stato colpito in Via Grande, che le bombe, che le cose di via, le scuole di Piazza Vico sono rimaste in piedi, che i palazzi nobiliari del Lungarno Fiorentino sulle scale d'Azeglio siano rimasti, ora li vediamo, c'è un colpo, sono rimasti in piedi. Ma veramente pensiamo che ci sono state le bombe intelligenti che hanno colpito soltanto i vecchi palazzi? No, ma vogliamo scherzare? Però purtroppo c'è ancora gente convinta, ma pronta a giocare. E qui non è più un problema di storia, è un problema di psicologia. Anche anziani che sono pronti a giurare che la cosa è stata completamente, d'aver visto completamente. Ma che ci sono state le cose, sì. Ma comunque la Venezia è stata un po' martirizzata. La Venezia è stata, dato la Fauci. La Venezia poi di ogni santa. Ma c'è la Venezia uguale. La Venezia, che è il quartiere più vicino al porto, perché si dice è stato il porto che ha portato le bombe del corpo. La Venezia, che noi l'abbiamo distrutta quanto? Al 25%, non abbiamo fatto una cosa, al 25%, possibile che è stata distrutta più in là? No, le domando, io non faccio vedere immagini, però ripeto, alla vostra ci sono, che ci sono state delle cose, ci credo, torna un po' indietro, torna indietro. Ancora qui, per esempio, questo palazzo qua, sugli scali Cialdini, si era salvato, ma siccome questo qui era chiuso, via San Francesco era chiusa, ci sono le foto di Sereno che era chiusa. Sì, era tutta la... Era tutta chiusa. E Piacentini dice che bisogna aprirla, bisogna andare sul mare, bisogna aprire per il coso. Quel palazzo lì, ci sono le foto, è ancora in piedi, è completamente in piedi abitato, ma siccome c'è un piano di risanamento, questo palazzo vengono buttati giù. È aperto su Via Cristi, su Via Cristi c'è Via San Francesco, ricordo, l'ha aperto. Andiamo avanti. Secondo lei invece di quel 90% quanto sarebbe, secondo i suoi calcoli, la distruzione? Non lo so perché lì perché è successo questo, io l'ho anche spiegato, perché lì si sono messi d'accordo. Non è mica un giudizio negativo, si sono opposizioni, maggioranza. La maggioranza c'è al comune, fra l'altro tante cose, Livorno è stata l'unica città dove la democrazia cristiana è rimasta in vita fino al 51, quando dovunque avevano rotto, erano d'accordo. Infatti qualcuno mi ha detto, però mettendosi d'accordo facevano le cose rispetto a oggi che non fanno più niente, qualcuno ha detto, no, ma infatti io non sto entrando a un livello di critica del corpo, sto ricostruendo i fatti, qui siamo alla ricostruzione dei fatti. Si sono messi d'accordo, il prefetto, ma lo dice, ma faccio cosa, questa cosa qui, cioè così sembra sconvolgente, la dice per esempio Massimo Bianchi, che è uno che è venuto dopo, ma poi le cose ha conosciute, erano tutti d'accordo. Dico quello che ha detto Massimo Bianchi, maggioranza, opposizione, genio civile e prefetto, erano tutti d'accordo. E Togni è uguale. Io ho perso mezz'ora perché nel libro di Togni, pensavo, invece l'ho letto da qualche parte, c'è una testimonianza di Vito Raugi che dice, ma noi per Livorno si faceva, quando c'era da andare via non c'erano partiti opposizioni, si prendeva il treno, noi i democristiani, cioè i democristiani si andava a Roma, magari c'era Togni e si chiedevano le cose e si ottenevano.
testimonianza di Pino Ranucci, sindaco di Livorno per 10 anni, questa cosa. Quindi ha fatto questa cosa qui, è assolutamente un fatto. Quindi, piano di risanamento, lo dimostra il Piacentini, questo piano di costruzione degli ingegneri, il piano degli architetti e il piano conciliato di Concerzio Petrucci, che sarebbe stato adottato se Concerzio Petrucci, ho scoperto studiando Pisa che si chiama Concerzio Petrucci, perché a Livorno non hanno mai scritto il nome Concerzio, dicevano C. Petrucci, uno pensava Concerzio Petrucci. E se non fosse morto un centrale mentre faceva questo, per cui fu adottato quello. Oh, questo qui è sostanzialmente il piano di ricostruzione, è già significativamente fanno il piano di ricostruzione modificando un po' il piano del Piacentini, quindi già significativo del fatto, no? che andava le cose. Oh, questo ha fatto questo mi interessa far vedere questo qua, perché io sono sempre stato un sostenitore del Palazzo Grande. Il Palazzo Grande è un bel palazzo, ora un po' rovinato, molto sporco, andrebbe pulito, eccetera, però è un palazzo fatto da Magnetti, che è un importante architetto del Novecento, che ha lavorato, c'è chi dice, per uno dei motivi per cui viene criticato il Palazzo Grande è il fatto che alla fine di una speculazione è stata rovinata, è stata invasa, colmata la piazza Grande, e danno la colpa al Palazzo Grande di aver fatto questo, che è vero. Quello che però a molti sfugge, c'è tutto un ragionamento che di qualità era sfuggito anche a me, il famoso Duomo da ricostruire rovesciato, che non è rovesciato e cosa. Quello che non avevamo chiaro, nonostante che avevamo questi qui sotto gli occhi, è che comunque il solito Monsignor Piccioni, la Piazza Grande ai Livornesi gli aveva fregata, perché non si girava solo il Duomo, ma il Duomo lo si metteva davanti al comune, veniva fatta una piazza. Una doppia piazza, la piazza perché ci sapeva andare, Monsignor Piccioni. Finalmente lui aveva la piazza cristiana, la piazza del Duomo, che Livorno non ha una piazza del Duomo, non aveva, urbanisticamente, storicamente. Lui finalmente otteneva la piazza del Duomo e di qua la piazza Civica. Con la facciata che guardava, certo, il santuario, mezzo santuario, ma soprattutto qui entravi davanti al comune, no, sì, tutti quanti fanno, considerano, disegnano il Duomo nel mezzo della piazza grande. Comunque, grazie a Piccioni, se uno è attaccato alla Piazza Grande e ci deve dolere, dispiacere di averla persa, la devi a Monsignor Piccioni. No, non è che ce l'abbia antipatico Piccioni, che abbiate questa cosa, perché qui il Duomo. Dopodiché ci sono una serie di passaggi per cui decidono il Duomo di rimetterlo lì dov'era, e già che c'è ci fanno il Palazzo Grande. La società immobiliare Roma, eccetera, tutto quello che voi sapete, con il quale Palazzo Grande comunque, poi non ci riesce proprio, comunque ottiene qui, col Palazzo Grande qui, di avere la piazza Sara, la piazza del Duomo, che non verrà chiamata piazza del Duomo, però questo era il suo intento. Questo non è una continuità rispetto al precedente, però lì le bombe al Duomo sono cadute, l'hanno colpito.
l'hanno colpito, c'è rimasto lì, c'è rimasto un pezzettino, c'è rimasta la fontana, nemmeno. Andiamo invece questo dell'interrompimento del palazzo, c'era l'interrompimento del Duomo. C'era l'interrompimento del Duomo, sì, ma comunque il Duomo era la piazza grande era segnata la piazza grande. Peccato perché era bella. Queste sono scene del dopoguerra, l'occupazione americana che molto ha segnato, sì. Questo qui è la caserma di Piazza Mameli, dove stavano alloggiati, probabilmente sono stati loro che hanno scalpellato, questa è una rottura, i fasci che c'erano ai lati delle Aquile. Qui si vede, per carità, è una cosa. Qui è una di quelle zone, dice la tradizione, che è stata poco colpita. Questa è Piazza di Lanzelli, come vedete qui si vede male, cioè qui la bomba è famosa, qui ci sono morti, qui è arrivata la bomba, qui è arrivata la bomba e ha seppellito le cose, però qui sugli scali di Lanzelli soltanto il palazzo dell'Aquila Nera è stato colpito, tutti gli altri sono tutti, e vi assicuro che anche qui ci sono tutti. Tutti i piedi, sì, arrivò nel 43, qui il 18 venne giù la... Anche a Michi, sì. Ma io non so, il punto, non so come venivano venduta, tra virgolette, i rifugi antiaerei. I rifugi antiaerei erano utili se arrivava una bomba qui, tu ti trovavi qui, lo spostamento d'aria ti ammazzava. Quindi ti riparava, in quel senso lui ti riparava, ma se una bomba arrivava sopra una normale cantina fatta con i mattoni, veniva giù, non era prova di bomba, non era assolutamente prova di bomba. E questo qui, così lo dico, guardate, Livorno, in questa zona, per carità, per dire c'è altra, secondo qualcuno dice, è un cazzo che sia rimasto tutto in piedi qui, qualcuno dice. Qualcun altro si potrebbe opinare. Ma andiamo avanti. Ma come si fa a dire che Piazza Grande con quel coso di mezzo è bella? Ma come si fa? No, è bello il palazzo perché architettonicamente, perché poi non lo guarda, è molto curato quel palazzo, poi può che non piacere. Quel pezzo anticolo è veramente orrido. Andiamo avanti, sui gusti, noi abbiamo, scusate, no, elementi di continuità e elementi di rottura. Scusate, posso chiedere il silenzio per rispetto a Massimo? Andiamo a concludere con gli elementi di continuità e rottura. Naturalmente abbiamo il nuovo sindaco della democrazia. A proposito di continuità di uomo, questo è nuovo perché è giovane, Dias è giovane, i vecchi non vanno via, abbiamo visto Piccioni che c'è, ma Piccioni nominerà governatore della Misericordia, quindi una carica di fiducia, Areardo Campana, che era l'ultimo podestà di Livorno. E Areardo Campana, a proposito di continuità, lo ritroveremo, per esempio, questo non lo sapevo, me l'ha detta, quando hanno fatto la storia dell'Istituto per il Risorgimento, sezione livornese, dopo la guerra noi troveremo nella sezione del Risorgimento, che viene curata, e Badaloni è un grande studioso del Risorgimento, noi troveremo il vescovo Piccioni, Areardo Campana e Nicola Badaloni. Non c'era cruccia, non ci si crucciava. Uno era stato un collega, uno era podestà, l'altro sindaco, ma non ci sono problemi a livello. Mi spiego perché. Allora andiamo avanti. E Nicola Badaloni. Per gli anni 50 fino al 64. No, oltre. Ma qual era lo spirito, una volta si diceva lo spirito pubblico a Livorno? Con la liberazione
si mutava, è cambiato. Lungi da me da dire che, non, che è tutto uguale, che era cambiata la situazione, si votava, si discuteva politicamente, c'era la libertà che prima non si... c'era una libertà di pensiero che col fascismo ovviamente, non so, siamo qui lungi da difendere il fascismo, ma qualcuno pensa che sono qui a dire, e men che mai a dire che hanno cambiato soltanto casacca, i borghesi, che in buona città fascista, andiamo avanti. Questi due personaggi sono i due sindaci, anche lì, sicuramente comunisti, sicuramente non marxisti, sono, io continuo a dire che sono degli idealisti, perché questa era la scuola di pensiero, al di là del fascismo, prima della guerra, c'era l'idealismo, c'era Croce, era un idealista, ecco. E dove lo si vede? Nel fatto che Badaloni, studioso del Risorgimento, cura due importanti mostre intorno all'Unità d'Italia, la fanno prima nel 60 e 61, intorno all'Unità d'Italia fa due mostre su Livorno. E che cosa mette in queste mostre? Andiamo avanti. Tutti i libri, documenti dell'Archivio di Stato, e non è facile, non è che essere idealisti vuol dire mettere da parte le cose materiali, però significativamente questo qua qui non faccio vedere il grosso del catalogo, quelli erano il catalogo, erano tutti i libri e i documenti messi in mostra. Gli oggetti sono quattro vetrine, quattro piccole vetrine messe in fondo alla mostra del palazzo con cui si inaugura il palazzo nuovo del comune, che non doveva essere il palazzo del comune, doveva essere sede del museo, doveva essere, e quattro cose. E... sì, c'è questa impostazione decisamente e poco convincentemente di... l'idea che il regime, che le cose fossero idee, infatti ci racconto, se voi andate alla biblioteca La Prodica, voi di pubblicazioni sul regime non ne trovate niente, nel periodo del ventennio non ne trovate, perché furono distrutte da nazio memorie, intorno al 48-49 dicono, si decise di fare un falò, non è una bella cosa, ma non è nemmeno utile, perché se si pensava, avete capito che non ho una tendenza particolarmente favorevole all'idealismo, ma se si pensa di distruggere il fascismo distruggendo i libri fascisti, voi la risposta ce l'avete oggi, sì. con il fascismo risorgente, evidentemente non è questa la cosa, evidentemente non è neanche il fascismo quella parentesi che andava dicendo Croce e che evidentemente con gli anni, con le prove degli anni, noi vediamo, andiamo avanti. Io vi dicevo prima che Aleardo Campana, i personaggi, gli intellettuali di Livorno proseguono tranquillamente nel dopoguerra. Noi vediamo nel 58, dunque, prima della guerra viene pubblicata una bella rivista, perché è una rivista fatta bene, il Buoni Civitas. Il Buoni Civitas è una rivista di storia che dà anche nozioni di storia della città, anche di cronaca della città, molto storica. Nel dopoguerra viene fondata nel 52-51 la rivista di Livorno, che ha quegli stessi caratteristiche, si parla molto di storia, fatta bene, fatta da persone importanti, si dà molto forse più peso all'attività del comune, e nel 58 andiamo avanti, 25 anni della rivista. Si celebrano i 25 anni della rivista di Livorno, considerando... Io ci sarei sempre zio, è sempre perché
mi sta dicendo, consigliere comunale da Fauci, perché domenica c'è una conferenza sulla Liberty in all'esame del Corallo, quindi mi sta telefonando per metterci d'accordo su che cosa dire, su che cosa organizzare. Quindi domenica pomeriggio, se avete... Anche domani? Domani? No, domani c'è una cosa sul grattacielo, cioè alle 15, alle 15, 15 e 30 in alla Bronica, laggiù. Era sempre il Corallo domenica. Domenica pomeriggio. Alle 17. Non lo so. Devo sentire. Con la pioggia. Temo che non piova. Va bene, andiamo a concludere. Quindi voi vedete, lo spirito pubblico non è di censura assoluta. Andiamo avanti. Gli intellettuali che hanno scritto Anna Franchi, che anche tutt'oggi viene come una donna,